Buonasera, ben ritrovati con l'anteprima del nostro telegiornale. Questa sera in apertura ci occuperemo dell'emergenza climatica in arrivo. Si attende un'ondata di gelo che dovrebbe portare anche neve, addirittura sull'isola di Ischia, sopra i 300 metri di altezza. Quindi allerta anche per in particolare il comune di Serrara Fontana, quello più alto dell'isola. Poi proveremo a chiarire la vicenda della voragine che si è aperta su via Giovanni Mazzella a Forio. Ascolteremo le parole del presidente dell'ente autonomo Volturno, che ci parla dell'arrivo con l'anno nuovo di 12 nuovi bus sull'isola di Ischia. Rivivremo insieme la rievocazione del matrimonio tra Vittoria Colonna e Ferrante Davalos nell'anniversario di questo evento, e poi per lo sport vivremo la vigilia di Marcianise Real Forio per il recupero della 17ª giornata del campionato di eccellenza. Di questo e tanto altro ci occuperemo dopo la pubblicità. La tua vacanza? Passala ad Ischia. Da noi l'estate dura tutto l'anno. L'Hotel Solemar è aperto fino al 7 gennaio per farti scoprire un'isola come non l'hai mai vista. Anche d'inverno, Ischia sa avvolgerti in caldo abbraccio ricco di emozioni. L'Hotel Solemar ti accoglie in un ambiente bello ed elegante, affacciato sul mare, immerso nelle tradizioni locali. Lasciati coccolare nel nostro centro benessere. Scopri i sapori esclusivi della cucina del nostro ristorante. E poi tante serate con musica dal vivo. La tua vacanza? Passala ad Ischia. Dove l'inverno è più caldo, sarà la tua vacanza più bella. Il Natale va festeggiato alla grande. Scegli le grandi offerte della ditta La Raspata, specialista nei prodotti congelati e surgelati. Da noi grandi qualità a prezzi super convenienti. Prosciutto crudo di Parma disossato, Gualerzi Galbani, a 11,90 euro. Gira e gratta, grana padano 250 grammi a 4,70 euro. Salmone fresco affumicato norvegese Lenef, 300 grammi a 7,60 euro. Maionese monoporzione senza glutine 200 pezzi Calvé a 9,30 euro. Olio d'oliva Anfora Monini, 1 litro, a 3,65 euro. Patate Fry and Dip Kombucha McCain, 2,5 kg, a 5,30 euro. Crocchè grande 100 grammi, Rispo, 2,5 kg, a 8,40 euro. Speedy Pollo 134 pezzi, Sadia, 2 kg, 14,40 euro. Snack dolci senza glutine, San Giorgio, 6 muffin e 5 brownie, a 7,30 euro. Per un Natale più buono, ditta La Raspata. Chiamaci allo 081 90 27 56. Visita il nostro sito per conoscere le nostre proposte. La Raspata, specialisti del buono. Trattati da re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Thank you.
Albergo Carlo Magno sull'Isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Mese di dicembre, l'atmosfera natalizia la crea la ditta La Raspata. Pandor Croc cioccolato bianco con crema fior di latte e gianduia. Tronchetto natalizio con crema al biscotto e caramello. Pandoro farcito con crema chantilly. Pandoro farcito al cioccolato. Per un dolce Natale ed un goloso Capodanno, festeggia con i nostri dolci prodotti. Prenotali telefonando allo 081 90 27 56 oppure li trovi in tutti i supermercati, bar e alimentari dove è esposta la nostra locandina. Per il tuo bianco Natale, La Raspata. Gli uomini del freddo sempre al tuo fianco. Meteo, inondata, in arrivo l'ondata di gelo, attesa neve a Serrara Fontana, nuova allerta della Protezione Civile che annuncia in Campania piogge di fiocchi dai 300 metri di altitudine. Voragine in via Giovanni Mazzella, del Deo, chiederemo aiuto alla città metropolitana, il primo cittadino di Forio al lavoro per rimettere in sesto l'importante arteria che collega Citara al centro. EAV, con l'anno nuovo in arrivo 12 nuovi bus, ad annunciarlo il presidente dell'ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. A Ischia Ponte rivive il matrimonio di Vittoria Colonna, nel borgo antico rievocato il 27 dicembre 1509 con le nozze della poetessa castellana con Ferrante d'Avalos. Calcio, domani il Real Forio farà visita al Marcianise, il tecnico dei biancoverdi, De Siano, condizione fisica precaria ma ci rimetteremo il cuore dopo il TG speciale il Natale a Forio. Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta neve a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domenica. Nell'avviso si evidenziano possibili precipitazioni nevose a partire dalla mattina di sabato 28, generalmente oltre i 300-500 metri. Ed anche l'isola d'Ischia potrebbe essere interessata dal fenomeno, soprattutto sul Monte Epomeo, la cui vetta raggiunge i 789 metri. Di conseguenza il comune di Serrara Fontana, quello ubicato più in alto sull'isola, potrebbe essere colpito dai disagi delle eventuali nevicate. Poteva avere un epilogo ben più tragico l'incidente provocato dalla voragine che si è aperta lungo la via Giovanni Mazzella a Forio, a pochi metri dagli Scogli Innamorati. Erano all'incirca le 8 del 26 dicembre quando sotto una spazzatrice della Super Eco si è aperto un enorme buco provocato dal cedimento del terreno sottostante. Il mezzo meccanico ha rischiato di finire in acqua se non fosse stato per il marciapiedi che ha tenuto e trattenuto la spazzatrice. Solo grande spavento per l'autista che è poi riuscito a rimuovere il mezzo con l'ausilio dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti i vigili e i carabinieri che hanno provveduto a transennare la strada che è stata così chiusa al traffico. Il sindaco del Deo ha preannunciato che saranno effettuati lavori di somma urgenza ma viste le finanze del comune sarà chiesto l'aiuto alla città metropolitana. Sentiamo del Deo. Sindaco, allora un Santo Stefano speciale, giusto? Non più tardi qualche giorno fa, negli auguri di Natale, di buon anno, lei ci diceva sono preoccupato per via Giovanni Mazzella, un presagio, che cosa è stato? Sapeva già che probabilmente qualcosa poteva accadere?
Non è un presagio, è che io conosco il mio territorio, a differenza di qualche mio predecessore che si prese questa strada dalla provincia e la portò nel patrimonio comunale. Prima interveniva la provincia con i fondi per poter mantenere questa strada. Si sa che le finanze del comune sono asfittiche come di tutti gli enti locali e hanno avuto, mentre l'Accameno non si è presa nessuna strada della provincia o dell'ANAS, Casamicciola non si è presa nessuna strada della provincia dell'ANAS, Ischia non si è presa nessuna strada della provincia dell'ANAS, Barano non si è presa nessuna strada della provincia dell'ANAS, Serrara non si è presa nessuna strada della provincia dell'ANAS, un mio predecessore, quindi senza conoscere il proprio territorio, si prese in carico dunque questa strada. Per cui questa è una strada che sarà un tumore perpetuo, perché noi prima con 100.000 euro asfaltavamo tutte le strade comunali. Oggi noi con 500.000 euro riusciamo a tappare dunque i buchi, perché dobbiamo provvedere all'ex ANAS e all'ex strade dunque provinciali, dove prima provvedevano questi altri enti. Un'altra carta da pelare, peleremo pure questa carta. E quindi che cosa farà adesso? L'occasione comunque per ringraziare sempre l'intervento dei vigili del fuoco di Ischia, che veramente ogni volta ci sono vicini, perché è un corpo che certe volte viene dimenticato. Questa è gente che mette a rischio dunque la propria vita, cosa che tanti dipendenti dello Stato non fanno. Per carità, non bisogna metterla dunque a rischio, ma questo dunque è un corpo proprio dunque che è sempre vicino al cittadino più di tantissimi altri corpi. Noi, a parte il fatto che già avevamo predisposto per una stato di calamità, perché abbiamo avuto danni anche da altre parti, questo accentua ancora di più lo stato di calamità. Cercheremo di fare qualche somma urgenza, siamo a fine d'anno, quindi le disponibilità del comune non sono sicuramente floride, però nel prossimo bilancio vedremo adesso dunque come fare. Contemporaneamente chiederò a Peppe Tito, che è il delegato della città metropolitana per le coste, se ci può venire a dare una mano, come abbiamo fatto precedentemente quando abbiamo fatto quell'altro lavoro che fu chiuso per 8 anni fino al mio insediamento del 2013. Speriamo di poter intervenire con la città metropolitana, ci dà una mano, un po' noi, un po' la città metropolitana, perché dobbiamo aprire questa strada, perché insomma, in un baleno ci troveremo in piena estate. Dobbiamo ancora verificare qual è la situazione vera dello stato dei luoghi. Quindi resta il dato di fatto che adesso la strada sarà chiusa fino a nuove disposizioni. La strada sarà chiusa, rimarrà aperta soltanto una piccola striscia pedonale sotto il muro del cimitero. La voragine sulla strada per Citara, cronaca di un disastro annunciato. Concordi su questo giudizio il presidente del Consiglio Comunale di Forio, Michele Regine, ed il consigliere Gianni Mattera. Mattera sottolinea come negli anni con l'ex provincia di Napoli sono stati effettuati lavori di contenimento del costone che sorregge l'intera strada. Il servizio. Una strana giornata questa di Santo Stefano. Presidente Regine, turbati da questa situazione che comunque poteva essere cronaca probabilmente di un disastro annunciato. Esatto, hai usato proprio il termine giusto. È una cronaca proprio di un disastro annunciato, tant'è vero che questa situazione che oramai caratterizza, se vogliamo, questo tratto di strada, questo tratto viario dell'isola d'Ischia da anni. Io, adesso che ho 44 anni, ricordo da bambino sempre questa strada chiusa nei vari punti. Effettivamente il problema c'è, si pone e deve essere assolutamente risolto quanto prima. È eclatante ciò che è successo oggi, perché dove è ceduto questa parte di strada è proprio all'interno di un muro di contenimento fatto a suo tempo dall'ente competente, e il fatto stesso che si sia verificato questo crollo la dice lunga sulle altre zone chiaramente prospicienti e che successive e precedenti appunto a questo tratto, che pure sappiamo essere chiaramente caratterizzate da questi crolli continui. È evidente che a fronte di questo l'amministrazione comunale di Forio in primis e in una poi chiaramente alle altre amministrazioni competenti, mi riferisco alla provincia, alla città metropolitana, regione e quant'altro, debbano necessariamente intervenire in sincronia. Credo che sicuramente il sindaco dichiarerà lo stato di calamità naturale per quanto riguarda questa zona ed anche altre incise negativamente dalla mareggiata ultima, che ha causato danni ulteriori rispetto a quelli che già c'erano, per in tal modo anche poi immediatamente dopo dare il via dei lavori subito chiaramente di rifacimento e di messa in sicurezza di questo tratto di strada.
Ogni volta che parliamo di questo tratto di strada, Gianni Mantera, mi ricordo sempre, mi viene in mente quella barchetta che così qui sotto con i tecnici della loro provincia viaggiavano per verificare dal di sotto, dal mare, quelle che erano le sgrottature e i possibili punti di pericolo e quindi le cose da fare. Quanti anni sono passati, Gianni, da allora? Lo diceva già prima il presidente Michele Regine, sono stati innumerevoli gli interventi e le sollecitazioni fatte pure dal sottoscritto. In particolare in questa zona nel 2011 ci fu un ulteriore crollo e fu fatto un intervento su mia sollecitazione dall'allora amministrazione provinciale, si chiamava ancora così, oggi città metropolitana, furono costruiti dei pali per un tratto che è immediatamente precedente alla zona interessata da adesso, tant'è vero non è un caso che subito dopo c'è stato questo cedimento. La situazione è critica, giustamente come diceva pure il Presidente, ma non soltanto su questo tratto qui, qui è tutta la zona e non solo questa zona, pure dall'altro versante nord del comune di Forio, la zona del Fortino, la zona di San Francisco. Purtroppo, devo dire ai miei purtroppo, non solo da un punto di vista economico, ma pure come competenze, il comune di Forio non è che può fare tanto, qui la difesa costa è la competenza della città metropolitana. Speriamo che adesso con questo ulteriore danno che c'è stato, grazie a Dio che non nessuno si è fatto male, ecco, chiamiamolo proprio così, il miracolo di Santo Stefano, la città metropolitana si dia una mossa e preveda nel bilancio, che pure ricco è, perché so che ogni anno ci sono disavanzi di bilancio di quell'ente, possa mettere in essere quelli che sono gli interventi adeguati per andare a mettere in sicurezza questa arteria viaria che poi per il nostro comune è fondamentale, non soltanto da un punto di vista turistico. Oggi ci troviamo a dicembre, speriamo che nell'imminenza della prossima stagione turistica riusciamo a risolvere questo problema. E a seguito del maltempo di domenica 22 dicembre, che ha interessato anche la costa di Lacquameno, è stata disposta l'interdizione sul lungomare delle zone colpite dagli eventi calamitosi. Questi eventi sono stati caratterizzati da fortissime raffiche di vento da occidente, con picchi di velocità massima fino a 52 km orari, con l'innalzamento del moto ondoso con onde anomale. A seguito di un sopralluogo realizzato in zona lunedì 23 dicembre, il comandante della Polizia Municipale, Raffaele Monti, ha disposto l'interdizione completa e permanente fino al ripristino delle condizioni di sicurezza delle seguenti aree: Braccio del Porto, zona Capitello, Piazza Pontile, Piazzetta Duca Duca, Piazzetta Il Padrone del Mare. Ed è stato attivato l'elisoccorso notturno per l'isola di Capri. Con l'ASL Napoli 1 ha ufficializzato l'affidamento alla società Alidaunia, che ha la base a Ponte Cagnano, a Salerno, del servizio di trasporto in elicottero anche durante la notte dall'Isola Azzurra in terraferma. Il velivolo della società elicotteristica collegherà Capri con l'ospedale del mare di Napoli. La società dispone di velivoli attrezzati anche per il volo notturno, attualmente sospeso. Nei giorni scorsi il problema è venuto nuovamente alla ribalta perché le pessime condizioni meteo che avevano bloccato il funzionamento dell'idroambulanza e il cattivo sistema di illuminazione dell'elisuperficie avevano impedito l'atterraggio dell'elicottero per soccorrere una donna in pericolo di vita e che doveva essere trasferita a Napoli. La donna è poi purtroppo deceduta. E restiamo a Capri, ritrovato il Babbo Natale di Capri, Antonio Parlato, è vivo ma si trova in ospedale. Un piacevole epilogo per questa vicenda che ha visto il ritrovamento di Antonino vivo, seppur in pessime condizioni di salute. Le ricerche, sin dal momento della denuncia di ieri, sono state coordinate dalle due stazioni dei carabinieri di Anacapri e Capri e sono state estese dall'area limitrofa alla casa in zona Grotta Azzurra e a tutta l'area costiera di Anacapri fino a Cala del Rio, perlustrate anche le zone alte di Anacapri da Monte Solaro a Cetrella, grazie all'ausilio della seggiovia riaperta appositamente ieri sera. E sono stati presentati stamani a Napoli i nuovi bus acquistati dalla Regione Campania che andranno a rimpinguare il parco macchine delle varie aziende. Presente alla cerimonia il presidente della Regione Campania, De Luca. 12 nuovi autobus saranno destinati all'isola d'Ischia ed arriveranno nei prossimi giorni. Discorso diverso per Procida, dove saranno acquistati dei mezzi ad hoc per la tipologia delle strade dell'isola. Al via anche le nuove assunzioni di autisti, ma per l'isola d'Ischia non è facile trovare personale che scelga volentieri questa destinazione. Sentiamo il servizio. Consegniamo questa mattina altri 150 autobus nuovi acquistati alla Regione Campania che daremo ovviamente in gestione alle aziende su tutto il territorio regionale. In questo caso daremo una cinquantina di autobus ad EAB. Abbiamo fatto un grande salto di qualità. Assumiamo a gennaio i primi 45 autisti
quindi pullman nuovi, autisti nuovi, e mi sembra due buone notizie per una svolta significativa per la gestione del ramo gomma dell'EAF. Che tipologia di autobus arriverà sull'isola d'Ischia? Questi sono di due tipologie, 10 metri e 7 metri e mezzo. Su Ischia 5 di 10 metri e 7 di 7 metri e mezzo. Su Ischia. Quindi saranno a due e a tre porte? Saranno a due e a tre porte. Quelli di a due e a tre porte, metà e metà. È previsto un arrivo anche sull'isola di Procida, di un autobus? Un autobus sull'isola di Procida, poi sull'isola di Procida dovremmo fare un acquisto ad hoc per alcune particolarità morfologiche dell'isola, quindi compreremo dei pullman specificamente per l'isola di Procida. Tante anche l'accenno che faceva le nuove assunzioni di autisti, qualcuno sarà destinato anche alle isole? Qualcuno sarà destinato alle isole, anche se sull'isola di Ischia c'è sempre il problema della mobilità e non ci sono molti diciamo personale disposto a stare a Ischia, però lo stiamo risolvendo e lo gestiamo. 12 dei nuovi autobus EAV saranno destinati all'isola, a partire da quando? Allora, oggi sono consegnati i primi 19 autobus di dimensioni 10 metri e mezzo, di questi 19, 5 andranno a Ischia, così come per fine gennaio è previsto l'arrivo di altri 18 autobus di dimensioni più piccole, 7 metri, 7 metri e mezzo, e di questi 18, 7 andranno a Ischia, quindi complessivamente su una prima fornitura di 37 autobus, 12 saranno collocati, saranno pronti per Ischia. Quando le prime vetture arriveranno sull'isola? Le prime vetture arriveranno già dopodomani, li trasferiamo, faremo un corso ai conducenti per istruzioni che riguardano i comandi del cruscotto, e quindi penso che intorno al giorno 7 saranno già messi in esercizio. E dopo le dimissioni dell'ormai ex presidente Aldo Presutti, il Movimento Libertà e Democrazia per Ischia si prepara a riorganizzarsi. Attraverso un comunicato il Movimento illustra quelli che saranno i prossimi passi da fare. Il socio Aldo Saverio Presutti, scrivono, proseguirà la sua importante e incisiva collaborazione quale primario esponente, ruolo attribuitogli dall'Assemblea del gruppo Politiche Amministrative Comunali, Regionali e Governative. È convocata intanto per il giorno 11 gennaio 2020 alle ore 16 presso la sede del Movimento l'Assemblea per la votazione di nomina del nuovo presidente. E anche a Natale Ischia è off limits per i disabili a causa delle infrastrutture non a norma e dei tanti cialtroni che parcheggiano sui marciapiedi e sugli scivoli per i disabili. Questa è la denuncia dei Verdi di Ischia, ecco la dura accusa documentata con foto eloquenti come quella che vi mostriamo. Più volte abbiamo denunciato la sosta selvaggia di automobilisti strafottenti e cialtroni che se ne infischiano di rispettare il codice della strada e del diritto alla mobilità dei disabili e delle mamme con passeggini, pur di parcheggiare la loro baracca a quattro ruote, scrivono i Verdi. Questo è il giorno di Natale a Casamicciola Terme, ma questa è la regola in tutta l'isola. L'importante è parcheggiare sotto casa o dove si deve arrivare, pur di non fare quattro passi a piedi. Chiediamo alle autorità competenti e alle amministrazioni comunali di combattere questo malcostume intensificando i controlli, sanzionando e adottando blocca ganasce o barnacle. Ischia Ponte 1509, si celebrava la cerimonia del matrimonio tra Vittoria Colonna e Ferrante d'Avalos, due personalità decisamente importanti. Oggi la rievocazione dell'evento, il corteo è iniziato dal Castello Aragonese, dal percorso l'antico borgo, sino ad arrivare all'inizio di via Luigi Mazzella. Ci raccontano l'importanza dell'evento a livello storico e a livello turistico il professor Gianni D'Amico e l'avvocato Giovanni Di Meglio. Ischia Ponte, oggi la rievocazione dello sposalizio tra Vittoria Colonna e Ferrante d'Avalos. Sono passati 510 anni, ma come ogni anno ricordiamo questo importantissimo giorno. È un giorno particolare che insieme al liceo di Ischia e al comune, noi da qualche anno, sono 6 anni mi pare, abbiamo recuperato questa tradizione dello sposalizio di Vittoria con Ferrante. Io penso che sia una cosa bella, ma soprattutto perché è fatto dai giovani. E poi ho a fianco a me questa signora che li veste, li prepara, e quindi è una cosa importante, insieme alla professoressa. Per la manifestazione. È anche importante a livello turistico, perché a Natale tanti turisti
è una cosa particolare. Sicuramente sì, forse se fosse il 28-29 avremmo molti di più, perché di solito il 27 è la data che incominciano a venire per il fine d'anno, per le festività di fine d'anno. Però mi pare che c'era molta gente oggi. Padre Eterno ci ha dato anche una bellissima giornata, e quindi io veramente voglio approfittare per ringraziare innanzitutto queste signore che ci ho vicino, Barbara Rumore per quanto riguarda i balli, lei per quanto riguarda i costumi, la professoressa De Angelis per quanto riguarda il liceo, il preside del liceo voglio ringraziare perché collabora in un modo veramente encomiabile. E poi il Comune di Ischia che ci ha inserite nelle festività natalizie. Voglio dire una cosa, perché stiamo parlando di me, ma io sono solamente un membro dell'associazione Tifeo, che da anni sta incominciando a dare delle cose a livello culturale molto importante. Speriamo di andare avanti. Il 27 dicembre di 510 anni fa ci fu un avvenimento straordinario, il matrimonio di Vittorio Colonna con Ferrante d'Avalos. Due persone che erano due ragazzini, che poi nel corso degli anni sarebbero diventati due celebrità. Vittorio Colonna sarebbe diventato la grande poetessa del Rinascimento, Ferrante d'Avalos sarebbe diventato il capitano delle truppe dell'imperatore Carlo V e sarebbe diventato il vincitore della battaglia di Pavia, nella quale venne fatto prigioniero il re Francesco I, il re di Francia. Noi vogliamo rievocare questo matrimonio, questo evento, perché amiamo la nostra isola, vogliamo che i nostri ischitani, i nostri concittadini apprezzino la storia per rispettare il territorio dove questa storia si è verificata, è avvenuta. Questo è il significato, anche perché poi Vittorio Colonna, diciamo, quella che fu una donna di grande umanità, di grande potere, che utilizzò il potere che aveva con la sua appartenenza a una famiglia nobile per nobilitare tutto il genere femminile. Fu una donna di grande cultura, era a contatto con gli uomini, gli intellettuali, gli uomini di cultura più importanti del Rinascimento, tra cui è inutile ricordarlo Michelangelo, e fu soprattutto una donna di grande, grande fede, perché si rendeva conto che la Chiesa stava andando verso il declino, stava precipitando inesorabilmente verso il peccato, verso la dissoluzione, e lei voleva salvare la casa di Pietro. È il doppio premio Oscar Nick Vallelonga, l'artista italo-americano dell'anno a Capri Hollywood 2019, International Film Fest, che si apre domani trasformando l'Isola Azzurra in red carpet con oltre 70 proiezioni dei film lanciati verso gli awards internazionali, a partire dall'opera inaugurale Piccole donne di Greta Gerwig, anteprima italiana. Vincitore della statuetta come sceneggiatore e produttore di Green Book di origini calabresi, uno dei simboli della comunità italo-americana statunitense, Vallelonga è il figlio del personaggio interpretato da Viggo Mortensen nel film di Peter Farrelly, che ha conquistato 3 Oscar e 3 Golden Globes. Torna domani pomeriggio in campo il Real Forio, che deve recuperare l'incontro di domenica scorsa contro il Marcianise. Tra i convocati c'è anche l'ultimo arrivato in casa foriana, ovvero Gabriele Festa. Il giocatore arriva dopo la prima parte di stagione vissuta con la maglia del Pomigliano, fondamentali per la riuscita della trattativa e i buoni rapporti tra il dirigente foriano Antonio Perrotta e il direttore Massimo Lombardi. Il difensore si candida già ad una maglia da titolare per questa prima uscita con il Real Forio, non necessariamente come alternativa a Trani e Iacono, che bene avevano fatto contro il Real Poggio Marino. Sulla gara di domani pomeriggio alle 14:30, intanto ascoltiamo il tecnico del Real Forio, Nello Desiano. Con Nello Desiano, allenatore del Real Forio, una squadra chiamata ad un impegno importante proprio durante le festività natalizie, immagino non sia stato una bella notizia questa che avete ricevuto. No, noi speravamo nella sosta per recuperare un po' di condizione, per lavorare, perché siamo un cantiere aperto, quindi ci siamo allenati tutti insieme per la prima volta solo ieri e oggi praticamente. Quindi la condizione è precaria, però ho detto, dove non arriviamo con il fisico e con la forza, cerchiamo di arrivarci con il cuore.
Questo è un tasto sul quale Nello Desiano ha battuto sin dai primi giorni qui a Forio, però abbiamo visto una rifinitura giustamente con tanta attenzione puntata anche alla tattica, allo saper stare in campo. Sì, la tattica è fondamentale, soprattutto per una squadra che ha lavorato poco insieme come noi. La tattica difensiva e i movimenti difensivi sono fondamentali, perché cercare di provare qualche schema o qualche azione in possesso palla con solo due allenamenti abbiamo provato, ma giusto un po' di sale e pepe, giusto così, abbiamo lavorato tantissimo sulla tattica difensiva, diciamo. Dovessi chiederti qualcosa del Marcianise, che tipo di avversario ti aspetti, che tipo di partita ti aspetti dal punto di vista proprio del campo? Il campo è un poco un'erbetta, un poco spellacchiato, diciamo. Poi l'ambiente penso che sia tranquillo, è una squadra che ha i fratelli Allegretto come individualità, un esterno e un centrocampista, loro sono un poco vulnerabili in difesa, però per il resto è una squadra collaudata, una squadra che ha cambiato poco, quindi una squadra che giocano insieme da parecchio, quindi non hanno cambiato quasi nulla. Abbiamo una sfida importante, dopodiché un'altra settimana tra vacanze e lavoro sul campo. Vacanze no, vabbè, riposeremo solo giorno 1 perché è Capodanno, poi tutti gli altri giorni dobbiamo lavorare perché penso che giocheremo di nuovo sabato, quindi è di nuovo in trasferta. Ecco, sotto questo punto di vista siamo stati un poco sfortunati, però noi le difficoltà ci temperano e ci fanno diventare più forti. Messi da parte Cenone e Panettoni, per la Virtus Libera Forio è già tempo di tornare in campo. Col campionato fermo sarà la Coppa Campania ad impegnare la formazione di Gino Monaco. Gli isolani giocheranno in casa del Città di Acerra la gara di andata del terzo turno. Fin qui il percorso di Capitan Coppa e compagni è stato praticamente impeccabile, primi in classifica in campionato e sempre vittoriosi in Coppa, con Bacoli ed Atletico Chiaiano che nulla hanno potuto in occasione dei primi due turni contro gli isolani. Adesso sul cammino dei foriani ci sarà il Città di Acerra, formazione al momento terzultima nel girone A del campionato di Serie C2 di calcio a 5 ovviamente. E domani verrà inaugurato il presepe allestito nella Chiesa dell'Immacolata in località Sentinella a Casamicciola. L'inaugurazione verrà eseguita al termine della Santa Messa delle ore 17. La cittadinanza è invitata a partecipare. L'evento non rientra semplicemente nel calendario delle iniziative natalizie previste dal comune casamicciolese, ma vuole essere soprattutto un segno della volontà di rinascita e di ripresa di un luogo così duramente colpito dal terremoto dell'agosto 2017. Ed in chiusura è morto il professor Vincenzo Cenatiempo, persona di altissimo spessore morale e culturale, esempio di rettitudine e di onestà. Per tutti è stato sempre il professor Vincenzo Cenatiempo, nonostante nella sua vita abbia ricoperto anche altri ruoli di uguale e forse maggior prestigio. Insegnante, preside, sindaco di Barano, Vincenzo Cenatiempo per tutti restava il professore. I funerali sono stati celebrati questo pomeriggio alle ore 15:30 presso la chiesa di Santa Maria la Porta a Piedimonte, al collega e figlio Ciro Cenatiempo, alla figlia Maria Teresa, alle nipoti Fedra e Antea, giungano le più sentite condoglianze da parte di Enrico Buono Pinamonti e di tutto lo staff di Tele Ischia. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Bene, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Buona serata.